Lucio, sa chi è? No, ecco quello. Cioè io, certamente. Chi sono? Un uomo si è perduto questa notte. La cronaca notturna di una grande città è piena di mille imprevisti. Chi si perde, chi si trova. Chi si trova nei guai, come ad esempio questo giovanotto. Quale dramma intimo lo sta spingendo a scrivere questa decisiva parola sullo specchio? Amore, gelosia, gioco, disoccupazione? Sta per tentare il folle gesto estremo, ma la provvidenza veglia su tutti, magari travestita da insulto. Imbecille. Questa la dai a me. La cronaca di un giornale riporta spesso fatti come questo. Ecco, un gruppo di signorine sorprese in atto di pescare alleati, pescate a loro volta in una grande retata. La confusione è al colmo, tutte tentano di sottrarsi alla loro sorte. Questa bella ragazza è piuttosto spaventata, forse è la prima volta che si trova in questi pasticci. Tenta di scappare, ma inutilmente. La celere è più celere di lei. Inutile di vincolarsi, la portano via assieme alle altre. E la cronaca notturna continua con il suo carico di imprevisti e di sorprese. Si gioca a Roma. 100 mani avide tentano l'ultima speranza dei falliti, mentre i biglietti da 1000 si dissolvono nelle avide mani di impassibili croupier, fino al momento in cui... La polizia, la polizia! Presto, via, 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 via! Gli spettacoli sono la parte predominante della vita notturna delle capitali. Teatri, cinematografi, tabaret. Ecco un locale affollato di gente che si vuole stordire bevendo champagne. Ballano il boogie woogie. E naturalmente non manca l'immancabile americano. America paese è much severe. Se tu venire con me, sposare me, tu non lavare più piatti. La pagina di questo giornale è la breve sintesi di una notte colma di avvenimenti pieni di drammatica intensità, colpi di scena, di imprevisti ed emozioni che si susseguono senza respiro nel film.